Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata parleremo di come si fa a pubblicare un libro. I casi sono due. O seguite questo podcast oppure cliccate sul link in fondo alla descrizione e vi andate a leggere una bloggata chilometrica sul copyright, copyleft, pubblico dominio e una breve riflessione sui modelli di business editoriali. A voi la scelta. Se si vuole pubblicare un libro, non si può prescindere dal non conoscere quale sia il modello di business nel mondo dell'editoria. Quindi la prima cosa da sapere è il copyright, tutti i diritti riservati. A grandi linee l'utente paga ed usufruisce dell'opera. Tuttavia, stanno cambiando i modelli di business nell'editoria. Da proprietà del testo, cartaceo o file presente sull'hard disk del cliente, ha diritto d'accesso alla fruizione del testo, sia come diritto di accesso a fruizione a più testi in streaming, oppure a un testo specifico in streaming, dove però il file, ancorché presente nella cache del browser, non è accessibile direttamente come un classico download. Tutti i diritti, inclusi quelli non ancora nati per evoluzione tecnologica, sono riservati all'autore nel copyright. Quindi, di solito, per un fruitore, salvo la copia d'uso personale, altro non è possibile fare. In ogni caso, la cessione dell'opera, per essere legale, implica sempre la perdita dell'originale dal dante causa all'avente causa. Pubblico dominio. Sono opere letterarie, musicali, teatrali, eccetera, più vecchie di circa 60 anni, anzi per la precisione l'hanno espanso a, mi sembra, 70 o 80 anni circa, su cui è scaduto il diritto di utilizzo. Rappresentano il patrimonio dell'umanità, che tutti possono usufruire, senza dovere niente a nessuno. Ad esempio, uno spartito di Verdi, quando lo si compra, si pagano solo i costi di stampa all'editore, non per l'opera di Verdi. Oppure, un'opera classica rappresentata da un'orchestra più di 60 anni fa, è praticamente in pubblico dominio. Altrimenti, attenzione, se l'opera è rappresentata da strimpellatori meno di 60 anni fa, allora c'è da pagare il diritto d'autore all'orchestra per la sua rappresentazione. Per le opere di narrativa, nessun autore sano di mente rilascerebbe in pubblico dominio, dato che questa fattispecie non offre alcuna tutela, e l'opera narrativa potrà essere copiata e o storpiata da altri che se ne approprieranno. In internet tutto è condivisione, e senza condivisione di dati non funzionerebbe niente. Persone illuminate hanno concepito e sviluppato il concetto di copyleft. Veniamo quindi ad esporre il concetto più importante per internet e probabilmente anche per degli potenziali autori. Il copyleft sono licenze contrattuali che permettono al fruitore di fare molte cose disponendo dell'opera senza dover subire una transazione monetaria. L'assenza di transazione monetaria non equipara il bene oggetto di copyleft a pubblico dominio, anzi il copyleft implica che l'autore sia tutelato, dato che a seconda delle licenze che ha scelto, al fruitore saranno interdette alcune azioni. Quindi, in buona sostanza, chi usa il copyright fa attività di impresa. L'editore pubblica per avere un profitto, che sia fruizione dell'opera o distribuzione dell'opera, mentre l'autore scrive per avere dei soldi. Poiché il bene narrativo ha un prezzo, si presume che l'opera letteraria soddisfi qualche tipo di bisogno nel fruitore. Con il passare del tempo, in genere dopo 60 anni o 80, tale materiale soggetto a copyright cade nell'insieme del pubblico dominio. Chi usa il copyleft non fa attività di impresa. L'autore è anche l'editore digitale di se stesso. Il bene che diffonde non ha un prezzo. Non ci sono transazioni monetarie perché si tratta di opinioni oppure di fatti dell'autore che sono condivisi in internet
nelle modalità scelte dall'autore, con chiunque ne sia potenzialmente interessato. Con il passare del tempo è ragionevole supporre che nel mondo dell'editoria cambierà il modello di business a causa del fatto che il costo marginale dell'opera digitale è pari a zero. Quindi, da una remunerazione a consumo, come era la telefonata in epoca di monopoli telefonici, a prezzo di mercato assai basso, si potrebbe anche passare a una remunerazione a fruibilità, come oggi con, ad esempio, una flat internet, quindi con un canone fisso periodico, avendo garantito l'accesso ad un'infinità di titoli commerciali. Due modelli di business che si sconteranno probabilmente e che il tempo dirà quale troverà più accoglienza nel mercato digitale. L'offerta continuerà ad essere sempre più ampia, virtualmente infinita, saturando il mercato ed il consumatore. Il rumore, inteso come produzione editoriale insulsa o self-publishing in pay con basso valore aggiunto, oppure con copyleft con basso valore aggiunto, tutti probabilmente questi elementi e questi fattori saranno crescenti. Quindi il rumore sarà maggiore del segnale, ossia produzione editoriale di valore, più self-publishing pay ad alta qualità, più copyleft di alto interesse, segmenti che saranno questi tutti probabilmente decrescenti, dato che saranno sommersi dal rumore di fondo. Per cui possiamo ipotizzare due trend. Prima ipotesi, tutto sarà affogato in un marasma entropico indistinto, dove neppure i tag, i generi di narrativa, gli incipit dei libri, i motori di ricerca riusciranno a sbrogliarne la matassa. Seconda ipotesi, vincerà il segmento del copyleft. Dato che nel segmento pay si dilaterà l'offerta in modo esponenziale, saturando ogni segmento possibile ad uso del consumatore. Tutti punteranno al self-publishing, bypassando gli editori e pubblicando qualsiasi cazzata, causando una concorrenza enorme e facendo tracollare a zero il prezzo di mercato dei beni delle cazzate narrative. Zero è infatti il costo marginale dell'opera digitale. Il collasso dei prezzi ridurrà i margini di contribuzione. Il numero degli editori collasserà nel mondo, sopravviveranno solo pochi grandi editori, quelli che potranno contare su code lunghe e bassissimi prezzi di mercato, determinando così un avvicinamento del segmento di mercato pay al segmento copyleft, quest'ultimo beni succedanei da sempre a fruizione gratuita, ma con vincoli stringenti sui fruitori. Se volete pubblicare in copyleft, allora 1. Installatevi una stampante in PDF. Sceglietevi una licenza Creative Commons ed apponetela nell'opera. Diffondete il vostro ebook condividendolo gratuitamente su Scrib, Issue, Calameo, Jumag e tante altre comunità che danno spazio gratuito agli autori. Se avete qualcosa da dire, l'uso del copyleft vi tutelerà. Inoltre, essendo gratuito, è probabile che molti scaricheranno e leggeranno i vostri scritti. Sentirete in modo minore la grande concorrenza presente nel mercato dell'editoria. Da decenni, infatti, ci sono più autori di quanti lettori ci siano nel mercato italiano. Il numero di lettori italiani si contrae da tempo e il bacino dei lettori è sempre più ridotto. Se pensate di pubblicare in copyright, allora 1. Usate Amazon per tentare il self-publishing. Oppure provate a rintracciare una piccola casa editrice che di solito concede spazio ai nuovi autori esordienti. Inviate loro il vostro manoscritto ed incrociate le dita. State lontani dagli agenti letterari, dalle grandi aziende di editoria, quanto dagli editori che per la stampa vi chiedono denaro.